Buongiorno a tutti, sono Elisa Presotto e ringrazio molto dell'invito ad essere qui oggi, che ho con molto piacere, anche perché rappresento di fatto due entità oggi, uno di Udine che mi dà lavoro e l'Emas Club Friuli Venezia Giulia, che è un'associazione che è nata nel 2013 e che raccoglie tra i suoi soci alcuni dei comuni certificati EMAS in regione, ma non solo comuni, anche entità private certificate EMAS e ISO 14001, e che ha lo scopo, meglio, l'obiettivo ambizioso di voler creare quelle, insomma, sinergie sia tra enti pubblici certificati in regione che tra enti pubblici e privati, in modo appunto da lavorare insieme, da creare quella massa critica che forse adesso ancora non c'è. Visivamente e concretamente, queste sono le nostre certificazioni EMAS a livello di pubblica amministrazione e Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sei comuni, intesi come amministrazioni comunali, molto diverse tra di loro. Vedete, si parte dal comune da 900 abitanti, Verzeni, alta montagna, e si arriva al comune di Udine, che ne ha circa 100.000 di abitanti, quindi in realtà diversissime tra di loro. Ho messo anche i due consorzi industriali quanto enti pubblici economici, però si tratta di piccoli, proprio piccoli numeri. Contate che il numero totale dei comuni Friuli Venezia Giulia è 216. E cosa ho voluto fare? Come ho interpretato questa testimonianza? Io l'ho interpretata in questo modo, cioè ho voluto far sì, ho voluto individuare tra tutti i comuni appunto certificati e tra le attività che stanno facendo, proprio concretamente quali sono le azioni di miglioramento di aspetti diretti del comune, che però possono avere un effetto volano sul territorio, sul cittadino, e poi le azioni di miglioramento, e le ho indicate come le faccine verdi, perché comunque sono azioni di miglioramento. E poi invece le azioni di miglioramento di aspetti indiretti territoriali, quindi quelle azioni proprio rivolte al territorio, e le ho indicate con la faccina arcobaleno. E ho fatto questa operazione, se volete, di catalogazione, di raccolta su alcune tematiche, insomma, che secondo me sono fondamentali, quindi aria, acqua, energia, rifiuti, acquisti verdi e mobilità. Dando, e a quelli che vi darò saranno dei flash dal nostro territorio. Partiamo dalla tematica aria. La tematica aria vede, appunto dalle mie indagini, una sola iniziativa, diciamo, originale, che è quella del comune di Prata di Pordenone, che ha realizzato questa campagna informativa con una guida pratica sull'applicazione del PAC, Piano d'Azione Comunale per la Qualità dell'Aria, che è un progetto condiviso non solo da Prata di Pordenone, ma da altri 10 comuni dell'area pordenonese, per comunicare ai cittadini in maniera facile cosa fare per ridurre gli episodi acuti di emissione in atmosfera. Per contro, l'ho messa, ma di fatto non è una pratica originale, c'è il comune di Udine che pubblica, sì, ha una grafica interessante, però pubblica sul sito web le ordinanze sindacali. Ecco, sono due approcci diversi, le conclusioni ve le dico dopo. E andando alla tematica acqua, abbiamo interventi molto più numerosi, molti più comuni si sono impegnati o comunque hanno scelto di agire su questa tematica. Quindi abbiamo interventi che per la maggior parte dei casi sono interventi infrastrutturali, quando parliamo di questo tema. Quindi si parla di aumento della rete fognaria, monitoraggio e riduzione, interventi per la riduzione delle perdite di rete. A questo proposito, dobbiamo citare che in tutti questi comuni siamo sotto la media nazionale, siamo sul 15-20% di perdite di rete, che insomma è un buon risultato visti i valori nazionali. E abbiamo in almeno due comuni un'elevata percentuale di allacciamento dell'utenza alla rete fognaria. E se invece vogliamo andare a guardare l'intervento più originale, quello del comune di Porcia, dove è stata portata avanti una campagna, che è quella che vedete in alto,
lo sport, dal titolo Sport a basso consumo, con l'installazione di elevatori a basso flusso in tutti gli impianti sportivi. Ora questa è una campagna per sì ridurre i consumi idrici in impianti dell'amministrazione comunale, quindi in strutture dell'amministrazione comunale, però è una sorta di comunicazione all'utenza di una buona pratica che può adottare a sua volta a casa propria. Quindi era quella più originale. Poi ci sono altri interventi che sono stati fatti grazie alla presenza di progetti europei, questo Interreg GAP che ci ha coinvolto come Udine, appunto, è stato molto utile per ridurre le pareti di rete. E passiamo al tema energia. Ecco, questa è una delle tematiche, diciamo, se volete, se mi passate il termine, più gettonate, nel senso che si passa dall'azione di utilizzare l'energia verde su tutti gli edifici pubblici, all'installazione degli impianti fotovoltaici sempre su edifici pubblici, uffici, scuole, eccetera, forse più negli anni passati, dove c'era appunto un conto di energia piuttosto che adesso, ma è comunque stata una pratica, un'azione molto, molto, molto sentita. A tutti gli interventi che riguardano sia l'elaborazione di piani sia proprio interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica, per cui l'utilizzo del LED o comunque interventi di efficientamento anche alle sorgenti semaforiche che hanno portano a notevoli riduzioni dei consumi. Queste sono tutte verdi perché, diciamo, riguardano sì il patrimonio pubblico, ma possono avere sempre quell'effetto volano di cui vi dicevo sul cittadino. Poi parliamo di regolamenti edilizi che possono avere integrati al loro interno delle parti che riguardano l'efficientamento energetico, comunque le buone pratiche per ricostruire sostenibile, e anche questi hanno dei riflessi appunto sul territorio perché devono essere applicati da chi va ad operare in campo edilizio. E poi tutta una serie di campagne informative, vedete la serata energia, piuttosto che progetti specifici a livello europeo, piuttosto che il grande progetto, appunto, la grande iniziativa a cui moltissimi comuni hanno aderito, che è il programma Neos, che insomma è stata molto diffusa. Altro tema gettonato sono i rifiuti, comunque la gestione dei rifiuti e oltre, per cui si parte da percentuali molto elevate di raccolta differenziata, diffuse in tutti i comuni appunto prese in considerazione, alla creazione di campagne o giornate informative ulteriori rispetto a quelle classiche che possono essere l'ambiente puliamo il mondo, all'elaborazione di documenti come questo che vedete, non si legge forse molto bene, il riciclabolario, dove per ogni lettera viene associato il suo rifiuto, è una sorta di vocabolario dove appunto ti dice dove mettere, cosa mettere, come mettere i materiali. Ha campagne che vanno al di là della raccolta differenziata, quindi un comune con un'elevata raccolta differenziata però pensa: io devo ridurre anche il consumo dei rifiuti, non devo solo differenziare. E allora l'azione che è stata fatta almeno in tre comuni è stata quella di diffondere il compostaggio domestico. Per cui abbiamo, certo i comuni sono piccoli, però voglio dire, se abbiamo un percentuale del 40-50% di utenze che utilizzano il compostaggio domestico, insomma la produzione dei rifiuti si riduce chiaramente. Iniziative originali, tra queste ho messo quello del comune di Porcia, che vedete là in alto, e che è la distribuzione dei pannolini lavabili a tutte le famiglie con dei nuovi nati. E questa è un'iniziativa che secondo me, insomma, è originale, andava citata. Ecco. E poi anche tra le iniziative originali, forse non più tanto originale, ma comunque specialistica nel suo campo, quella del comune di San Daniele, dove noi abbiamo una manifestazione che si chiama Area di Festa, che promuove il prosciutto di San Daniele, in quanto la città dove si produce il prosciutto crudo di San Daniele, ed è una manifestazione in cui l'80% della raccolta è differenziata e fatta in modo differenziato, quindi questo è sicuramente un dato da citare. Ultime due tematiche, acquisti verdi e mobilità. Allora, acquisti verdi sicuramente è un tema molto sentito da tutti i comuni e tutti i comuni lo ritengono fondamentale e strategico, e comunque anche alla luce della nuova normativa si diffonderà sempre di più.
Ci sono settori in cui è molto più applicato o comunque molto più facile da applicare, passatemi la parola facile, che sono cancelleria, carta, arredi, pulizia, apparecchiature elettriche. Altri settori in cui, come quello edilizio, i lavori pubblici, i materiali, dove non ci siamo ancora, però appunto rispetto ai nuovi canoni che sono stati introdotti, c'è quello sull'edilizia, vedremo cosa succederà. Mobilità, l'ultima tematica, abbiamo molti interventi, io li ho definiti standard, comunque che sono le piste ciclabili, la mobilità lenta, le campagne nelle scuole, il pedibus, diffuse in tutti i comuni, mentre invece ancora emergenti sono quelli che riguardano la mobilità elettrica. Per il momento abbiamo solo il caso di Udine, dove noi stiamo appunto attivando delle colonnine e cercando di attivare il car sharing con auto elettriche. Ho cercato di vedere quali erano appunto le azioni più, come tipologia più diffuse. Vedete che appunto energie e rifiuti sono quelle che fanno per la maggiore, mentre invece altre tematiche sono state meno sviluppate. Conclusioni, si tratta di comuni di eccellenza, sicuramente questo è da dire. Si tratta di comuni creativi dove appunto sono stati sviluppati temi piuttosto che altri, rifiuti energia piuttosto che altri. E altre tematiche sono sviluppate ma sono rimaste all'interno dell'ente, cioè non sono state comunicate, oppure sono più difficili da comunicare, quindi qualità dell'aria, riduzione dei consumi idrici. Il GPP, come dicevo prima, fondamentale ma non ancora adeguatamente comunicato, mentre invece potrebbe avere dei risvolti interessanti. E mobilità sostenibile, come vi dicevo, iniziative standard e emergente ancora la mobilità elettrica. A voi ulteriori riflessioni, grazie. Ok, grazie. Sapevamo già che il comune di Udine era, come dire, all'avanguardia di alcuni percorsi, ci avevamo già sentiti e visti. Però l'ultima slide mi dice che c'è sicuramente qualcosa ancora da lavorare, da fare. Sono iniziative, se ne vedono più in asporto, iniziative non solamente condivise ma sistematiche, allargando un po' anche la visione sul territorio, anche perché Udine, insomma, dentro il territorio qualche cosina c'è di importante su cui cominciare a ragionare in maniera un po' diversa. Grazie di nuovo.